Ciao a tutti, oggi vediamo come poter utilizzare Basecamp per poter creare i nostri percorsi da seguire attraverso navigatore. Basecamp è un software di proprietà della Garmin, nasce in versione free, già con delle mappe installate molto elementari. Come possiamo vedere, il dettaglio della mappa in questo caso è molto semplice. Se state cercando informazioni su questo software, probabilmente avrete un dispositivo Garmin, per cui potrete utilizzare le mappe installate sul dispositivo e visualizzarle su Basecamp. Oppure potrete scaricare, come ho fatto io, delle mappe freeware, ad esempio questa topografica con un dettaglio decisamente più spinto, con sentieri, mulattiere, fiumi, tutto quello che ci può essere utile nelle nostre avventure outdoor. L'itinerario che stiamo andando a creare, ovvero il nostro file GPX, altro non è che un insieme di punti precisamente definiti all'interno dello spazio attraverso le coordinate geografiche, latitudine, longitudine ed altitudine. Posso andare ad inserire sulla mappa, attraverso questa bandierina, ogni mio singolo waypoint, punto di interesse. Inserendo questi punti, dirò al software di creare un percorso che passi precisamente attraverso il punto che io vado a selezionare. Quindi clic sulla bandierina rossa, in questo modo entro nella modalità waypoint e andrò a definire ogni singolo punto di mio interesse da cui dovrò passare. La mia traccia GPX non sarà null'altro che un insieme di tutti questi punti, di questi waypoint, allineati in sequenza e rappresentati in modo grafico. Con doppio clic su questo percorso posso effettivamente vedere tutti i waypoint, tutti i punti e le loro precise coordinate altitudine e coordinate geografiche. A questo punto un piccolo consiglio: spesso e volentieri su Basecamp non riesco a trovare i punti dove voglio andare, posso ricavare le coordinate geografiche specifiche per trovare il punto attraverso l'utilizzo di Maps. Vado su Google Maps, clicco sul mio posto di interesse, in questo caso Prima Luna, tasto destro, il primo numero sulle coordinate geografiche, clicco col tasto sinistro, in automatico viene copiato negli appunti. Ritorno sul mio bravo Basecamp, trova, individua coordinate. Incollo le coordinate all'interno della casella, ricentra. In questo caso vediamo che mi avrà ritrovato il mio bellissimo Prima Luna. A questo punto posso definire Prima Luna come la mia zona di passaggio. Crea waypoint. In questo modo ho definito che Prima Luna sarà parte del mio percorso. Posso rinominarlo. Il consiglio quando si crea un percorso è sempre utilizzare dei numeri composti da una serie di zeri e un numero. Questo utilizzo di numeri progressivi ci permetterà nel futuro, vedremo, di migliorare quello che è il calcolo del percorso, perché ogni tanto Basecamp prende i suoi bivi, mentre mettendo una serie più precisa di waypoint gli definiremo noi dove vogliamo andare a qualsiasi bivio piuttosto che scelga lui per noi. Basecamp offre anche tanti strumenti utili, ad esempio il classico righello per poter misurare pezzi di strade, punti, curve e quant'altro. Cosa più interessante ancora, questo simbolino della motocicletta, della macchinina, per poter definire il tipo di percorso che vogliamo affrontare. Questo ci permetterà di creare, attraverso le impostazioni specifiche, dei percorsi ritagliati ad hoc sul nostro stile di interpretare un viaggio. Veniamo dunque al succo del discorso: creare la nostra traccia. Andrò su File, Nuovo, Crea cartella elenco. Cartella elenco mi definisce tutti i percorsi che voglio raggruppare, in questo caso la definirò ad esempio Lombardia. All'interno della cartella elenco creerò l'elenco specifico della gita che sto andando a fare, del giro, dell'esplorazione, chiamatela come volete. In questo caso Colina. Colina perché è un lago che non ho sentito parlare, o meglio, letto su internet. Ho letto dove si compra permesso di partenza a Triangia e l'arrivo del percorso a Postalesio. Quindi ho tre punti definiti, ho sentito dire che c'è un po' di sterrato, tutto da verificare. A questo punto, nella barra in alto a destra, andò a cercare il mio lago di Colina. Spesso e volentieri
non porta risultati. Nel caso abbiamo visto che con Google posso recuperare le mie coordinate geografiche. In questo caso siamo stati fortunati, il lago di Colina sembrerebbe proprio lui, Castione Andevenno posto Alesio. Tasto destro sul nome, crea waypoint. A questo punto ho definito la mia zona di passaggio o la mia zona di arrivo. A questo punto vediamo se siamo molto fortunati. Punto di partenza, Triangia. Triangia trova il lago di Triangia. In realtà mi hanno detto che devo cercare un alimentare, quindi torno sul mio bel Google Maps, cerco Triangia. Triangia mi zooma alla perfezione e vedo già dall'alto dove sarà il mio alimentare, quindi presupponibilmente in questo parcheggio ci sarà il mio parcometro. Tasto destro, copiare la posizione, trova, individua coordinate, centra incollo la mia coordinata, ricentra, alimentare definito, crea waypoint. Ricordo, se possibile, di rinominare mano a mano che stiamo lavorando i vari punti di interesse, perché sennò dopo non ne capiamo più niente. Tasto destro, rinomina. Qui scriviamo Triangia, permesso. E punto di uscita, Posta Lesio. Posta Lesio, oggi Basecamp sorprende fortunatissimi. Tasto destro, crea waypoint. Posta Alesio. Perfetto. A questo punto siamo già operativi per creare il nostro primo pezzo di percorso. Quindi seleziono in ordine di partenza, quindi Triangia, Lago di Colina, Posta Alesio, modalità di calcolo del mio itinerario definita su fuoristrada, tasto destro, crea percorso tramite waypoint selezionati. In questo caso presupponibilmente non è totalmente la strada che volevo fare, perché io volevo salire da Triangia da una parte, in teoria questa, e scendere verso Posta Alesio. Dunque vado ad inserire dei miei waypoint personalizzati per imporgli la strada di passaggio. In questo caso vado ad identificare subito dopo il primo bivio, rinomino una bella serie di zeri, 1. Questo mi permetterà di andare ad apportare delle migliorie nel caso in cui Basecamp decidesse ancora di farmi fare la strada che vuole lui. Vado a ricercare un altro bivio dopo aver identificato più o meno il mio lago. Perfetto. A questo punto direi che un punto di passaggio potrebbe essere questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ho la mia serie aggiuntiva di punti intermedi, doppio clic, aggiungere 1, riordinare, ricalcola perfettamente quello che volevo ottenere. Un piccolo check per verificare che il percorso sia fattibile e non abbia bivi strani, sembrerebbe proprio quello che vado a cercare. Presupponibilmente questo pezzo sarà da evitare, ma non sto qui a mettere waypoint perché tanto una volta arrivati qui lo scopriremo in autonomia. Stessa cosa qui, sembrano delle mulattiere, magari saranno vietate piuttosto che non saranno transitabili. A questo punto abbiamo il nostro bellissimo percorso. Abbiamo la possibilità di trasferirlo direttamente a dispositivi Garmin così com'è. Anche se io ho avuto qualche problema con l'utilizzo di mappe installate sul PC di un tipo e mappe installate sul navigatore di un altro, preferisco navigare sempre a vista, quindi crea traccia da percorso selezionato che andrò a rinominare come Colina. File, esporta, esporta selezione. A questo punto abbiamo la possibilità di condividere con tutti i dispositivi che supportano il formato GPX il nostro itinerario che abbiamo creato. Per i dispositivi Garmin li possiamo già vedere collegati qui sotto, semplicemente basterà trascinare il nostro file GPX sul dispositivo, piuttosto che qualora dovessero interessarci anche i punti di interesse di passaggio, nel mio caso potrebbe essere utile Triangia qualora fosse in un paese lontano da casa che non conosco. Oppure se ho pianificato i miei itinerari con punti di interesse particolarmente importanti da visitare, andrò ad esportare tutto quanto attraverso una selezione multipla verso il mio navigatore.